Se la logica del potere è quella di crescere e sopravvivere, che legame scorge, se lo scorge, con quella dell'ideologia dell'homo economicus, in cui c'è un continuo inasprimento della competitività e un anelito alla crescita smisurata? Beh, qui c'è un aspetto molto importante e molto originale del discorso canettiano. La questione è un po' complessa perché mette in rapporto le forme più antiche della socialità umana, quindi sostanzialmente l'uomo preistorico, con aspetti molto più avanzati nel tempo e che arrivano fino ad avere un'importanza centrale nel mondo contemporaneo. In particolare Canetti stabilisce un nesso strettissimo tra le mute. Con questo termine lui indica i più antichi raggruppamenti umani, propri appunto dell'uomo preistorico e ancora molto simili a forme di socialità animale, e le religioni. Sia le religioni primitive, ma anche le grandi religioni, le religioni universali, le religioni che hanno ancora un ruolo importante nel mondo contemporaneo. Per esempio parla molto dell'Islam, tanto per fare un esempio, ma l'aspetto che in riferimento a quello di cui stiamo parlando ci interessa è un altro. Canetti identifica un tipo di muta, quindi un tipo di raggruppamento umano primitivo che chiama muta di accrescimento, e a questa forma di socialità collega le religioni di accrescimento. Mute di accrescimento è sostanzialmente quel complesso di attività, perché si tratta comunque di concetti dinamici. Una mute è un gruppo di uomini che fa una cosa specifica che mira a un determinato tipo di problematiche. In questo caso abbiamo a che fare con un gruppo di uomini che cerca di reagire alla condizione di penuria, sia a livello anzitutto del proprio stesso numero, si è troppo in pochi per poter resistere efficacemente ad un ambiente ostile. Ma nello stesso tempo, oltre ad essere in pochi, si hanno anche relativamente poche risorse per avere una vita sicura. Quindi la muta di accrescimento è la muta che cerca in qualche modo di far crescere le risorse vitali. Da un punto di vista reale, per esempio attraverso l'accumulazione di cibo, attraverso la coltivazione della terra, sia in forme simboliche, per esempio attraverso i riti di fecondità o attraverso i rituali totemici. Ma a questa dimensione si aggiunge l'aspetto religioso. Ora, certamente, a livello religioso possiamo identificare anche in questo caso delle forme primitive, appunto abbiamo parlato di rituali totemici, abbiamo parlato di riti di fecondità, alcuni aspetti possono arrivare persino fino al cristianesimo o altre religioni tuttora di importanza centrale. Ma a questo proposito Canetti si fa una domanda che è molto interessante, e cioè quale sia effettivamente la nostra religione oggi. E quando noi ci facciamo questa domanda, e ce la facciamo sempre di meno e ci sarà un motivo, tendiamo a dire, se parliamo di noi europei, beh, insomma, noi siamo cristiani, perlomeno culturalmente, anche quando non aderiamo effettivamente ad una qualche forma di cristianesimo fra le tante esistenti. Ma Canetti dice no, guardate che questa è un po' un'illusione. È un'illusione che deriva dal fatto che noi siamo abituati ad una definizione abbastanza limitante di religione. C'è un rapporto col sacro, un rapporto col divino, ma la religione va vista in un'ottica più allargata. La religione in fondo è l'assunzione di un compito infinito e quindi di un compito impossibile, ma che nello stesso tempo viene visto come compito necessario, come l'unico senso possibile dell'esistenza. La religione è lo slancio verso l'impossibile, è il tentativo di fare qualcosa che non può essere fatto. Rendersi immortali, rendersi santi, rendersi perfetti, rendersi divini. È la forma religiosa che oggi
esprime più specificamente la nostra dimensione, è una forma religiosa che noi non chiamiamo più religione, che quindi non classifichiamo all'interno del concetto di religione, ma classifichiamo in un'altra dimensione che ci sembra molto più neutra, molto più oggettiva, molto più realistica. Noi la chiamiamo economia. Ma Canetti dice, guardate, è la nostra religione quella. Non è attività tecnico-produttiva, non è applicazione dell'ingegno umano alla produzione di beni. È il tentativo di creare ricchezza infinita, è il tentativo di realizzare un consumo infinito e quindi è il tentativo dell'impossibile. È uno slancio autenticamente metafisico, è uno slancio che va oltre le possibilità immanenti dell'esistenza umana. Quindi in un certo senso presuppone il miracolo, come tipico delle religioni. Appunto, la nostra religione attuale è quella religione di accrescimento che noi chiamiamo, per esempio, economia di mercato. Ora, è interessante notare come in quest'ottica, che per molto tempo è stata un'ottica stravagante, sostanzialmente isolata, è un'ottica a cui stanno arrivando molti altri. Ci sono ormai degli economisti veri e propri, economisti di mestiere, che cominciano a dire qualcosa di molto simile. Che cos'è il capitalismo o il tardo capitalismo dell'epoca post-industriale? È una forma religiosa. Ormai cominciano a dirlo anche degli economisti critici naturalmente, per esempio Piketty. E questo è effettivamente molto interessante. È un aspetto che effettivamente può mettere in luce non soltanto un aspetto centrale del nostro tempo, ma può anche far vedere come quella che per noi è la realtà indiscutibile, che cos'è il mondo, mercato, è in realtà una costruzione metafisica che noi proiettiamo su una realtà che in sé sarebbe completamente diversa, ma che non siamo affatto in grado di riconoscere perché abbiamo comunque quell'ottica. E quell'ottica è in qualche modo doverosa, indubitabile. Noi non dubitiamo della verità del mercato, così come un tempo non potevamo dubitare della verità di Dio, dell'insegnamento della Chiesa, del fatto che la Bibbia ci dava la chiave per l'immortalità e così via. Non è affatto una dimensione più realistica delle precedenti, è una dimensione di impossibilità, una dimensione di soprannaturalità in un certo senso, quindi una dimensione di scacco. Così come la vita non potrà mai rendersi immortale, sebbene noi da millenni ci costruiamo delle rappresentazioni religiose di immortalità, così non sarà mai possibile la ricchezza assoluta e infinita, sebbene noi assumiamo come naturale un sistema economico che in definitiva implica che tutti gli anni la ricchezza mondiale deve crescere e che questo deve andare all'infinito e quindi postula la possibilità di una ricchezza infinita, che evidentemente non è possibile. Questa evidente impossibilità noi non la assumiamo, proprio perché la nostra non è un'ottica realistica, un'ottica esperienziale. Il mercato non è qualcosa che noi viviamo, il mercato come ce lo rappresentiamo, è qualche cosa che ci immaginiamo, qualche cosa più esattamente in cui abbiamo fede. E si tratta di una dimensione religiosa vera e propria, anche se poi non ci sono sacerdoti, anche se poi non ci sono templi, anche se poi non ci sono sacrifici in forma rituale, in altra forma forse invece ci sono.